sempre rimasto in ottimi rapporti, c'è stato un contatto tra me e il presidente, ci siamo visti a Milano e davvero in 10 minuti si è fatta la trattativa. La tua emozione per essere ritornato, l'hai già descritta più di una volta, nel essere tornato nel posto dove sei cresciuto? Sì, guarda, io sono emozionatissimo oggi, non vedo l'ora di iniziare il ritiro e sarà emozionante ricominciare a correre con questa maglia nello stadio, uno stadio dove sono cresciuto, nella squadra dove sono cresciuto, e per me è davvero una grande emozione. Al gruppo porterai anche il tuo senso di appartenenza, la tua genuanità? Sì, sarà una delle cose che cercherò di trasmettere ai nuovi compagni. Sappiamo tutti che i nostri tifosi si aspettano tanto da noi e quello che chiederò ai miei compagni è comunque di dare sempre più del 100% in campo. Ritornare a Genova significa ritrovare anche la Sampdoria, dunque il derby. Sì, è una partita che mi è mancata tanto, nel 25 su 7, speriamo di vincere ancora altro. Mimmo, arrivi tu per andare via Mattia Perin, però arriva un portiere con cui hai condiviso anche un mondiale. Beh, sappiamo che Genoa perderà un grandissimo portiere, perché Mattia, nonostante due infortuni, ha dimostrato di essere uno dei più forti al mondo, dico, perché comunque io Mattia l'ho visto crescere, l'ho rivisto in nazionale e davvero mi ha impressionato, veramente molto forte. Arriva Marchetti, un giocatore d'esperienza, ho condiviso con lui il mondiale, ha fatto bene alla Lazio, non ha giocato tanto tempo, però se è venuto qui è per mettersi in mostra, perché ha tanta voglia di ricominciare, sicuramente farà bene con il Genoa.